World Series of Boxing. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the 12th stage of the European Conference of the WSB. Tonight on this ring, the Dolce & Gabbana Milano Thunder versus Paris United. Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palasharp di Milano per questa dodicesima giornata della European Conference della WSB. Questa sera sul ring del Palasharp, Dolce & Gabbana Milano Thunder contro i Paris United. The World Series of Boxing, tre continenti, Asia, America, Europa, quattro teams per ogni conference che si contendono il primo posto per la finale mondiale. Allora, scorriamo adesso il nostro percorso da novembre ad oggi nella European Conference. Vediamo, aiutati dalla grafica, la Week 1, vittoria 3-2 contro Paris United. La Week 2, sconfitta 2-3 ad Istanbul. Nella Week 3 a Mosca, vittoria 3-2 contro Kremlin Bears. Nella Week 4 confermano i Dolce & Gabbana Milano Thunder in casa la vittoria per 4-0 contro Kremlin Bears. La seconda scheda, la Week 5, 4-1, vittoria casalinga contro gli Istanbuls. Week 6 e Week 7 con la doppia trasferta transalpina in casa del Paris United. I parigini vincono la prima sfida per 4-1 e Dolce & Gabbana Milano Thunder si aggiudicano la rivincita per 3-2. Nella Week 8, 3-1 in casa contro gli Istanbuls. Infine la terza scheda nella Week 9, proprio su questo ring un mese fa, Dolce & Gabbana Milano Thunder vince 5-0 contro i Kremlin Bears. Nella Week 16 e nella Week 11 due distrazioni di troppo da parte dei nostri atleti a Mosca e ad Istanbul. E vediamo adesso la classifica della European Conference. In coda i Kremlin Bears, al terzo posto gli Istanbuls. Dolce & Gabbana Milano Thunder seconda a 24 punti e i Paris United prima con 29 punti. Allora, a questo punto della manifestazione io penso sia opportuno salutare un po' tutti gli atleti della Dolce & Gabbana Milano Thunder che in questi mesi hanno portato onore alla squadra e che hanno girato l'Europa con questa WSB. Io comincerei a chiamarli, quelli che questa sera non combattono, li vogliamo con noi sul ring, e incominciamo a salutare Vittorio Parrinello. Dodicesimo nella classifica individuale, due vittorie e una sconfitta per Vittorio Parrinello. E adesso Vitali Volkov. Decimo nella classifica individuale, tre vittorie e due sconfitte, adesso campione del mondo a Milano 2009, Domenico Valentino! Quinto nella classifica individuale, quattro vittorie e una sola sconfitta per Domenico Valentino e ora la volta di Michal Ciudecki! Ancora zero incontri per Michal Ciudecki, che comunque fa parte dei Dolce & Gabbana Milano Thunder a tutti gli effetti. E adesso introduciamo Sergi Derebiacenko. Primo nella classifica individuale, 5 vittorie su 5 match disputati, Sergi Derebiacenko. E ora la volta di Diego Di Luisa. Un incontro, una sconfitta per Diego Di Luisa, 27esimo nella classifica. Salutiamo adesso l'ingresso di Luca Popta. 25esimo, tre incontri, una vittoria, due sconfitte, sfortunato in questo giro Luca Popta. E adesso è la volta di Bosco Draskovic. 21esimo nella classifica individuale, due vittorie, una sconfitta e un pareggio per Bosco Draskovic. Salutiamo Anthony Juric.
27esimo, un incontro e una sconfitta per lui. E adesso Damir Belgio. Anche per lui un incontro, una sconfitta, 28esimo nella classifica individuale. Ultimo dei non combattenti questa sera qui al Palasharp, Benji Gilton Zimmerman. Ottavo nella classifica individuale con 3 vittorie e 2 sconfitte, Zimmerman. E questa è la parte che questa sera non combatterà dei Dolce & Gabbana Milano Thunder Italian Boxing Team. Bene, a questo punto io direi che possiamo invece entrare nel vivo, chiamare sulla ring le 2 squadre che questa sera si daranno battaglia qui al Palasharp di Milano. E incominciamo a presentare gli atleti del Paris United. Salutiamo Jean-Joseph Nevin, Arthur Schmidt, Stefan Cuevas, Voje Sepp, Zied Juni, con i loro maestri Kevin Rabot e John Tovey. A voi il Paris United. Allora, intanto che si schierano, finiscono lo schieramento i Paris United, noi presentiamo i nostri atleti di casa della Dolce & Gabbana Milano Thunder Italian Boxing Team e cominciamo a salutare Vincenzo Picardi, Fazgen Safarians, Imon O'Kane, Nicolais Grisunis, quinto Clemente Russo, con i loro maestri Francesco Damiani, Gianfranco Rosi, Sergi Korczynski, i Dolce & Gabbana Milano Thunder Italian Boxing Team. Bene. Rubo ancora una manciata di secondi perché sempre a questo punto della manifestazione ci sembrava doveroso fare dei ringraziamenti velocissimi. Vogliamo ringraziare il presidente della Dolce & Gabbana Milano Thunder Silvia Rubinova, il direttore generale Paolo Taveggia e un'altra persona che è stata molto ma molto vicina alla squadra, Andrea Locatelli. Grazie per aver fatto modo che la WSB approdasse a Milano. A questo punto sapete tutti che pochi giorni fa il mondo è stato sconvolto da una tragedia immane, il terremoto in Giappone che con lo tsunami ha creato tantissimi morti, tantissime vittime, quindi io chiederei a questo punto di alzarci in piedi, la grafica ci trasmetterà la bandiera del Giappone, un minuto di silenzio per ricordare queste vittime. Bene, allora preghiamo gli atleti di lasciare il ring, li salutiamo tutti, grazie
per aver fatto da corollario spettacolare su questo ring in questa serata. Il saluto tra le squadre. E allora, mentre il ring si sgombera, facciamo un brevissimo annuncio editoriale. In questi giorni una firma storica del pugilato italiano, parlavo con lui prima, sono quasi 50 anni, forse di più, che segue il pugilato, Giuliano Orlando, ha pubblicato un libro dal titolo Rocky Marciano, l'invincibile. Eccolo qua, io ne ho una copia in edicola in questi giorni. Voi sapete la figura di Rocky Marciano, figlio di emigranti italiani, che diventa il simbolo del bravo ragazzo, un eroe imbattuto sul ring e fuori. Comunque nelle librerie, Rocky Marciano, l'invincibile, la firma è di Giuliano Orlando, quindi è una garanzia. Andate in libreria e cercate questo volume. Grazie. Allora, a questo punto salutiamo il supervisor WSB, Mr. Helmut Ranze dalla Germania. Salutiamo gli RNJs, giudici arbitri, Mr. René Just dalla Slovacchia, Mr. Anatoly Kogodorov dalla Moldavia, Mr. Michael Gallagher dall'Irlanda, Mr. Raymond Morley dall'Inghilterra. La WSB Ringside Doctors and Medical Check, il dottor Macchiarola dall'Italia, il professor Piras dall'Italia. Grazie. Allora, siamo pronti, aspettiamo la sigla che ci annuncerà l'inizio della serata con il primo match dei pesi gallo, BantamWeight. Quindi all'angolo blu, dall'Irlanda, 21 anni, John Joseph Nevin, che annunciamo. Nel frattempo salutiamo il referee del primo incontro. Ricordiamo che John Joseph Nevin, purtroppo per un infortunio accaduto all'ultimo minuto, questa sera non potrà combattere. Noi l'abbiamo annunciato, ma il match non avrà luogo. Noi per regolamento comunque facciamo partire la sigla e chiamiamo il pugile italiano, che prenderà è già qua all'angolo rosso, io vi guardo, voi non vedo, quindi Vincenzo Picardi è qua. Ricordiamo la sua medaglia di bronzo a Pechino. Già andato, già fatto tutto, devo prendere ancora il verdetto. Va bene, qui sono stati velocissimi per walkover injury, comunque ha vinto Vincenzo Picardi, quindi Dolce & Gabbana Milano Thunder si trova già in vantaggio di 1-0. Ci spiace per Vincenzo Picardi perché mi ha detto che si era preparato molto seriamente per questo match. Comunque Vincenzo Picardi porta a casa il primo punto per i Dolce & Gabbana Milano Thunder.